Buonasera a tutti e benvenuti alla sesta serata organizzata dall'Home Page Festival e alla seconda conferenza organizzata grazie alla collaborazione con l'associazione studentesca IRIS. IRIS è un'associazione nata da poco in seno all'Università degli Studi di Udine ed è formata da un gruppo di ragazzi e ragazze che vogliono collaborare e fare il possibile per rendere possibile la creazione di un mondo migliore in cui tutti possano godere degli stessi diritti senza nessuna discriminazione in base all'orientamento sessuale o all'identità di genere. Questa sera noi siamo qui per parlare del matrimonio tra persone dello stesso sesso e il rapporto che questo istituto ha con la Costituzione. E, per parlare di questo abbiamo ospiti Clara Comelli e Francesco Bilotta. Clara Comelli è la presidente dell'Associazione Radicale Certi Diritti e Francesco Bilotta è invece un avvocato che insegna all'Università di Udine ed è stato l'avvocato della coppia che ha portato la questione del matrimonio tra le persone dello stesso sesso alla Corte Costituzionale. Io a questo punto passerei la parola ai relatori per iniziare il nostro incontro. Grazie, buonasera a tutti. Grazie molte all'Associazione IRIS per questo invito. State facendo un importante lavoro. Anche la scorsa conferenza sull'omogenitorialità era molto partecipata, anche il dibattito che è seguito è stato molto interessante. Credo che sia molto importante far conoscere questi temi, entrare nello specifico delle questioni, quindi così non fermandoci a pregiudizi o magari anche alla mala informazione di cui spesso siamo vittime e invece, come dire, addentrarci nella vera realtà dei fatti. E, io non spendo molte parole sull'Associazione Radicale Certi Diritti perché ho lasciato dei volantini che insomma sommariamente racconta chi siamo e cosa facciamo. Dico soltanto che siamo nati da 3 anni, quindi siamo un'associazione relativamente giovane che però insomma ha già fatto abbastanza cose. A me piacerebbe, per la mia breve relazione, anche perché è molto più interessante ascoltare Francesco Bilotta, e prenderei spunto proprio da una domanda che è arrivata nella scorsa conferenza e che mi è sembrata molto interessante perché poneva una domanda banale ma alla quale si possono dare tante risposte. A me piacerebbe riuscire a dare una risposta concreta. La volta scorsa un ragazzo ha chiesto cosa si può fare in Italia affinché anche le persone dello stesso sesso si possano sposare, possano accedere all'istituto del matrimonio. E la risposta è un po' sarebbe quella che è il lavoro che la nostra associazione sta facendo, ha fatto con Rete Lanford, perché tra le altre cose Francesco è anche fondatore della Rete Lanford, Avvocatura per i diritti LGBT, che magari poi non so se vorrei spendere tu 2 parole per dire di cosa si tratta. Comunque sostanzialmente sono dei professionisti che si mettono al servizio delle persone appunto lesbiche, gay, transessuali e bisessuali per difendere e promuovere i loro diritti. Allora, da 3 anni è successa una cosa importantissima nel panorama italiano. È successo che si è deciso di iniziare, così in puro stile radicale, a fare un'azione di affermazione civile. E cioè le persone, i singoli cittadini, si sono resi interpreti di richiedere alle autorità competenti se avevano diritto o no di fare una determinata cosa, in questo caso sposarsi. È successo così che abbiamo raccolto a livello nazionale una ventina e rotte di coppie, le quali sono andate presso il loro comune di residenza e hanno chiesto le pubblicazioni di matrimonio. Ovviamente hanno ottenuto un diniego che per legge deve essere scritto,
e che è stato motivato nella maggior parte dei casi come una richiesta contraria all'ordine pubblico, oppure anche soltanto perché la Costituzione non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Questi dinieghi poi sono stati impugnati appunto dagli avvocati presso i vari tribunali. Nelle varie sentenze, alcune, quattro nella fattispecie, hanno ottenuto delle ordinanze di remissione, cioè i giudici non si sono sentiti in maniera in tout court di dire no, non accettiamo questa cosa, oppure sì, ma hanno deciso di far esprimere la Corte Costituzionale su questo problema. Questo ha fatto nascere questa importantissima sentenza del marzo scorso, che è la numero 138, su questo argomento. Quindi in qualche modo per la prima volta, in maniera istituzionale, anche con, se vogliamo, un notevole riscontro mediatico, è assurta agli onori della cronaca e finalmente in qualche modo si è parlato a dei livelli istituzionali di questo problema, di questo tema. La sentenza è una sentenza, ma poi lo dirà Francesco sicuramente, è stata una sentenza di rigetto, a mio avviso, ma anche avviso della nostra associazione, è stata una sentenza un po' pavida, nel senso che la Corte Costituzionale poteva tranquillamente dire sì, diamo questo diritto, ma ha deciso invece di demandare con una sorta di come si dice, non di monito, ma di richiamo al Parlamento di fare una legge su questo tema. E nella sentenza però ci sono degli spunti molto importanti che daranno a noi come associazione, ma insomma in generale a tutto il mondo dell'associazionismo LGBT, la possibilità di intraprendere altre iniziative. E cioè le indicazioni sono state quelle di equiparare le coppie dello stesso sesso a quelle eterosessuali. E in più la Corte Costituzionale si è anche resa disponibile ad intervenire in futuro in casi singoli di discriminazione. Ecco che laddove in futuro ci saranno delle violazioni di norme in questo senso, sulla base di questa discriminazione, i singoli cittadini, facendosi ulteriormente attori di iniziative importantissime, potranno dare un'altra spallata a questo muro che ancora esiste in Italia in maniera vergognosa rispetto al contesto europeo in cui viviamo. Faccio banalmente un esempio, ne parlavo con Francesco ieri, a noi come associazione era arrivata tempo fa una lettera di una coppia di due uomini di cui uno è affetto dalla SLA, quindi una malattia degenerativa, e diceva: io vorrei prestare assistenza al mio compagno e necessariamente per farlo devo ricorrere alle ferie. Voi sapete che una legge parla invece di 3 giorni mensili per assistere in casi di problemi di malattie gravi, di assistere il compagno o i familiari. È ovvio che se queste due persone fossero sposate, la persona in questione potrebbe tranquillamente avvalersi di questi 3 giorni. In questo caso non lo può fare. È ovvio che di fronte a un caso di questo genere potrebbe essere tranquillamente portato davanti alla Corte Costituzionale. In base a questa recentissima sentenza, probabilmente, anzi quasi sicuramente, non so se Francesco è d'accordo, otterrebbero un parere favorevole. E quindi, come dire, questa sentenza ha dato la stura alla possibilità di continuare in queste battaglie, e tutto quello che la politica in questi anni non è stata capace di fare, così come è successo nel resto del mondo, forse, anzi quasi probabilmente, lo potrà il diritto.
E, da ultimo, oggi è uscita una sentenza molto importante della Corte Europea per i diritti umani. Io così per darvi un sunto di questa sentenza vi leggerei quello che è stato il comunicato che noi abbiamo fatto come associazione radicale Certi Diritti, anche per capire di cosa si tratta. Oggi è stata appunto resa nota questa sentenza che nasceva da un processo di due persone, di due uomini che si sono rivolti al tribunale austriaco e che non riconosceva appunto a loro il diritto al matrimonio. La Corte, pur riconoscendo che l'Austria nel negare il diritto al matrimonio tra due persone dello stesso sesso non ha violato gli articoli 14, il divieto di discriminazione, e l'8, rispetto per la vita familiare, della Carta, ma ha tuttavia affermato che, e questi sono punti importantissimi. Primo, la coppia convivente dello stesso sesso che vive in un partenariato stabile rientra nel concetto di vita di famiglia. Quindi, come dire, è stata data dignità alle coppie di persone dello stesso sesso definendole famiglie. Questo è un concetto importantissimo. Noi sappiamo, in Italia paghiamo lo scotto della visione tradizionale della famiglia, che sembra una, monolitica, quella che vuole il Papa e molti politici. E quindi così come per il rapporto di una coppia di sesso diverso nella stessa situazione. L'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali sul diritto di sposarsi non si riferisce solo a matrimoni tra uomini e donne, altra cosa importante, e dallo stesso modo l'articolo 12 sul diritto al matrimonio della Convenzione non può essere considerato come specifico delle coppie di sesso opposto. Quindi anche qui in qualche modo c'è un riferimento, potremmo fare anche un riferimento, un parallelismo con quello che è stato, che è l'articolo 29 della Costituzione, che molti dicono, no, della nostra Costituzione, molti dicono che contiene il principio per il quale solo un uomo e una donna possono sposarsi, che non è assolutamente vero, perché se ve lo leggete non è scritto, e allo stesso modo anche qui si dice che il matrimonio potrebbe essere tra due persone dello stesso sesso o due persone di sesso opposto. È la prima volta che la Corte Europea riconosce questi due importanti principi e, pur lasciando libertà ai singoli stati per la scelta delle forme di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, riconosce alle coppie omosessuali lo status di famiglia e il loro diritto a celebrare matrimoni in quei paesi che lo prevedono. E ultimamente poi è stato anche, non è ancora nato, ma insomma è in fase di avvio e in nuce, un comitato, che è il comitato Sì lo voglio, al quale l'associazione radicale Certi Diritti partecipa anche in maniera fattiva e cerca di chiamare altre associazioni. E questo comitato ha, rispetto a questa sentenza, ribadisce l'importanza di questi passaggi della sentenza, che al contrario di quanto una affrettata interpretazione lascia trasparire, rappresentano un passo avanti nel cammino verso la piena parità e uguaglianza. E, è ovvio che anche questa sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo darà la possibilità ad aprire nei vari paesi, in primis l'Italia, quello che ci riguarda, altre battaglie per il raggiungimento di questo obiettivo. Quindi, per tornare un po' alla domanda dell'inizio, credo che la soluzione per far sì che i matrimoni tra persone dello stesso sesso in Italia siano possibili sia quella di continuare a percorrere questa strada, che è l'unica che ha dato e sta dando frutti, e coinvolgere quante più persone possibili nel capire che insomma è un diritto fondamentale e che quindi, come dire, collaborare anche in qualche modo a segnalare se ci sono dei casi di discriminazione. La nostra associazione, come dire, è disponibilissima a contattare qualsiasi situazione che possa dare adito a delle cause. Io avrei terminato, lascerei la parola a Francesco, che in maniera molto più esaustiva racconterà anche delle cose su questa sentenza, giusto?